Strutture per il dopo di noi, nuovi stanziamenti economici per realizzare i futuri centri, opportunità di alternanza scuola-lavoro, equip multidisciplinari specializzate nell'inclusione sociale, sono stati i temi al centro del convegno organizzato dall'Associazione Meridiana, di cui è presidente il prefetto emerito Vincenzo D'Antuono, mentre il vicepresidente Ariberto Di Felice. Presenti l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, il sindaco Carlo Masci, gli assessori comunali Adelchi Sulpizio e Nicoletta Dinisi, l'attore Antonello Angiolillo, e nel corso del simposio moderato dal giornalista Luigi Di Fonso è stato proiettato il film Sul Sentiero Blu. L'Abruzzo è tra le regioni italiane in cui è stato avviato il progetto DAMA, una rete nazionale per rispondere alle esigenze di salute delle persone con disabilità intellettiva, comunicativa o autismo, hanno ricordato i professori Keller e Starchiapone, spiegando cosa sta cambiando nell'approccio e nell'assistenza. C'è una volontà di valutare le persone autistiche da un punto di vista diagnostico con una metodologia scientifica e quindi anche con un intervento che sia validato da un punto di vista delle terapie. Terapie sempre più vicine alla persona, alla famiglia, che vedano la persona autistica come protagonista del proprio progetto individuale, ma all'interno di una cornice fortemente caratterizzati in senso scientifico sul piano metodologico. In Abruzzo si stanno muovendo, ahi noi, solo i primi passi, le famiglie si aiutano da sole, c'è un forte impegno del cosiddetto terzo settore che suppliscono a quella che è la grande carenza che purtroppo c'è. Le associazioni, le fondazioni e gli istituti di ricovero per la cura sono sempre più fiorenti da questo punto di vista e si cerca di lasciare cogliere a questa amministrazione regionale per la sanità, che è molto sensibile, molto attenta a questi problemi, qual è l'esigenza reale del territorio e dunque dei ragazzi autistici. Il presidente D'Antuono e l'assessore Dinisio si sono soffermati sulle necessità delle famiglie e delle persone autistiche, sul dopo di noi e sull'alternanza scuola-lavoro. Ci siamo relazionati anche con le altre associazioni, stasera infatti collaborano con noi le fondazioni Il Cireneo e Oltre le Parole, e con loro stiamo elaborando una progettualità più ampia che naturalmente si materializzerà nel momento in cui riusciamo a mettere assieme le diverse esigenze. L'ultimo progetto a cui io ho tenuto tantissimo è l'aiuto a questi ragazzi con integrazione scuola-lavoro. Cosa significa? Che insieme all'ASL di Pescara, il Comune, Camera di Commercio e Scuola abbiamo unito tutte quante queste istituzioni in modo che il ragazzo, una volta finito gli studi, possa lavorare, possa dedicarsi e possa rendersi utile.